Allora, siamo qui con il mister della Lampo. Mister, una partita fondamentale da vincere che poteva, insomma, avere qualche insidia. La Lampo vince 3-0 e quindi, insomma, il miglior risultato non poteva esserci. No, era importante e fondamentale per noi prendere questi 3 punti. Sono partite dove hai tutto da perdere e poi da guadagnare. Infatti all'inizio, i primi 20 minuti, è stata dura. Poi abbiamo invertito gli esterni, abbiamo fatto sbloccato sul calcio piazzato e anche dopo l'espulsione del giocatore loro è stato tutto molto più semplice. Il secondo tempo non ha avuto storia, diciamo. Qual è la cosa che le è piaciuta di più della squadra oggi? Capire nei momenti importanti quando affondare e capire quando, non c'è, quando invece c'è da rischiare meno, da rischiare poco e quindi portare a casa al meglio, insomma, sia dal punto di vista realizzativo che dal punto di vista difensivo. Ultima cosa, adesso non mancano più tante partite, la situazione appunto in classifica si sta facendo sempre più rosea. Quale pensa possa essere il ruolo della Lampo in queste ultime uscite? Ma noi bisogna ancora, secondo me, tirarci fuori dalla zona, diciamo, pericolosa dei play-out. E domenica abbiamo un altro match ball da non fallire, andiamo a Marina di Massa, dove ci aspetta un campo difficile e io voglio che la squadra si metta in testa che al di là dell'avversario quello che conta è portarsi via 3 punti che fanno troppo comodo alla nostra classifica.